È passata la linea toscana nella lunga battaglia tra partiti per l'elezione del Presidente della Repubblica. Alla fine, dopo giorni di stallo ad altissima tensione, Sergio Mattarella, letteralmente pregato da una delegazione della Conferenza delle Regioni, si è messo a disposizione per essere rieletto. Una soluzione, quella del Mattarella bis, su cui i grandi elettori toscani, il governatore della regione Eugenio Giani e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo hanno spinto fin dall'inizio delle votazioni. Un incontro veramente cordiale, con una parola per ciascuno di noi da parte del Presidente, il quale ha detto che dovrà rivedere i suoi programmi, che ormai facevano i conti con sapere che era esaurita l'esperienza da Presidente della Repubblica, ma invece in questo modo, votandolo e incoraggiandolo a essere disponibile per il nuovo mandato, lo abbiamo riportato a svolgere quella funzione che soprattutto negli ultimi tempi è stata preziosissima. E la coppia Mattarella e Mario Draghi sicuramente continuerà a dare al Paese quel prestigio, quell'autorevolezza anche sul piano internazionale che sta alla base di averlo voluto riproporre. Ecco che la bella politica, attraverso una persona che per tutta la vita ha vissuto la politica con spirito di servizio e grande competenza, si esalta nella rielezione di Sergio Mattarella. Il Presidente Mattarella va ringraziato per la sua generosità, non era scontato in questo momento. Credo che con la riconferma di Mattarella si garantisca a questo Paese la stabilità che serve in un momento molto complesso dal punto di vista pandemico, e credo che ognuno di noi oggi debba nuovamente ringraziare il Presidente Mattarella e augurare davvero buon lavoro per i prossimi anni. Il Capo dello Stato in queste ore stava arredando la nuova casa nel quartiere Pinciano, sperando in una soluzione diversa, condivisa tra i leader dei partiti. Invece la paralisi politica ha costretto Sergio Mattarella ad annullare il trasloco per condurre il suo secondo mandato da Presidente della Repubblica.